Riprendiamo le nostre elucubrazioni. Non sono tanto elucubrazioni quanto interviste nel vero senso della parola. E ripartiamo sempre, il nostro scopo è quello di smascherare la menzogna. Smascherare la menzogna mascherata. Quella ufficializzata. Esattamente. Mascherata da verità, con la quale i loro signori prendono per il culo l'umanità intera. E ci avvaliamo di un paio di articoli. Noi sappiamo perfettamente che queste cose le possiamo dire noi e pochi altri, perché solo noi abbiamo la documentazione scritta e possiamo fare una crestomazia degli articoli che sono pubblicati in Italia, escludendo per lo più i giornali ufficiali, perché lì la menzogna è la metodica. Stessa. Esatto, come il Vangelo che leggono metodica. In chiesa, è completamente falso. Allora, esiste questo problema di Anonymous. Chi è Anonymous? Mi auguro che le persone sappiano che dietro questo problema, che è una specie di WikiLeaks, sta uscendo fuori tutta una problematica molto grossa. Intanto sottolineiamo una cosa molto importante. È evidente che in una società completamente informatizzata non c'è più nessun segreto che regga. Non può reggere nessun segreto. Nessuna crittografia regge all'infinito. Che ci sono gli hackers, i quali ovviamente sono persone che sanno quello che devono fare. Molti operano... Buona parte sono i tipografi che fanno anche la rilettura della loro tipografia. Esattamente. Sono persone che sanno quello che devono fare, spesso operano per conto loro, e se operano per conto loro, più che per il piacere di interferire sui potentati, operano per questione dei soldi. Pecunia. E molto spesso sono collegati con servizi segreti. Allora, parlando di servizi segreti, non esistono solo i servizi segreti di Israele. Noi conosciamo qualche esemplare. Esattamente. Non esistono solo i servizi segreti di Israele, degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, della Francia e dell'Italia. Esistono i servizi segreti di tutti gli altri stati. Tutti gli altri stati, della Svezia, della Danimarca, della Germania. E voi credete che questi servizi che stanno con le mani in mano, stanno di tutto il giorno a grattarsi le coglia? No, operano tutti quanti. E se non possono operare in un certo senso, operano in che senso? Operano finanziando queste cose. Allora dice, oh per Dio, accidenti, oh qui ci sono questi servizi, oh qui c'è questo personaggio. Certo che c'è questo personaggio. Andiamo a sfogliare Panorama, giornale molto importante, la rivista in assoluto più letta in Italia. Abbiamo aperto uno scrigno, uno dei tanti scrigni. L'incredibile storia dell'hacker di Dio. Ma perché pensate che il Vaticano non abbia i suoi servizi segreti? No, non ce n'hanno più di qualcuno di servizi segreti del Vaticano. Certo, lo devi moltiplicare per quelli ufficiali del Vaticano, per quelli dei gesuiti, per quelli dell'Opus Dei, tanto per fare... Per quella dei domenicani. Quella dei domenicani, quello dei francescani, sono tutti servizi segreti. L'ho detto i gesuiti? L'ho detto? Sì, sì. Tanto è vero che è chiaro, no? Quindi... Io ho detto alcuni di questi servizi segreti, ci sono a centinaia, perché per tutta la storia della Chiesa queste organizzazioni molto ramificate hanno sempre fatto i servizi segreti e hanno mandato documentazione dettagliata di quello che avveniva nel mondo. Ma a questo punto leggiamo quello che c'è scritto. Gianluca Prete, 34 anni, Leccese. Il 17 maggio è finito agli arresti domiciliari, insieme con altri tre hacker, con l'accusa di associazione per delinquere, accesso abusivo e danneggiamento di sistemi informatici. Articolo 617. Prete è considerato uno degli esponenti di spicco del gruppo di hacker Anonymous.
l'hanno preso, ma anche non lo sapessero prima, lo sapevano perfettamente. Ex collaboratore del SISMI, il servizio segreto militare, oggi sostituito dall'AISE, sostiene che i sequestri dei cittadini italiani in Iraq tra il 2004 e il 2005 erano gestiti da un gruppo di 007 infedeli. Per questo è attualmente sotto processo per calunnia, diffamazione e accesso abusivo al sistema informatico. Ma la Madonna! Ma mi dici così? Ma che cosa spedici? Ma io sono stupito! Mi si drizzano i capelli in testa! Ha svolto consulenze per la Polizia Postale e la Gendarmeria Vaticana. Ma no! Dal 1991 al 2000 è stato in seminario. Ma va! Nel 1999 ha ottenuto la missione agli ordini, eppure prete. Ma d'altronde si chiama prete? Che cosa fa uno che si chiama prete? Fa il prete. Solo che è prete spione, no? O spione. Era un seminarista e ha conosciuto due papi, Cristo. Poi è diventato un grande esperto informatico. Ora è stato arrestato con l'accusa di essere uno dei capi italiani di Anonymous, il gruppo che attacca i siti internet istituzionali. Lui nega e ribatte di aver lavorato a lungo con i servizi segreti e di essere stato scaricato proprio dagli 007. Vogliamo aggiungere qualcos'altro? Io non so se devo aggiungere qualcos'altro. Perché quello che a noi interessa di dire ai nostri amici, guardate, questi la fanno seria. Voi andate in chiesa e vi fate il segno della croce, vi fate dare il battesimo, la comunione, ma loro vi spiano. Più perfida genia di infami. Loro vi spiano. Questo è quello che fanno loro. Tu fai quello che ti pare. Dici, io voglio un rapporto con il rigato ha sempre reso. Allora, nell'ordinanza di legge Gianluca Prete, alias Fate, Lucas, elemento di spicco del gruppo, Anonymous, dotato di elevate capacità tecniche, si dedica con successo alla realizzazione di attacchi informatici contro numerosi siti istituzionali. Chiudi che ti devo dire delle cose importanti. Aspetta, Giorgio, chiudi un attimo. No, che stavamo facendo un video.